partiamo da questo titolo, Alberi che camminano, che viene da una citazione importante. Che cosa significa vedere gli uomini come alberi che camminano? Intanto li vede così uno cieco dalla nascita, che viene all'improvviso miracolato della vista, e la prima cosa che vede sono degli uomini e li dichiara alberi che camminano. È la più bella immagine che si possa attribuire alla figura umana, ed è ancora più bello il fatto che sia stato un cieco dalla nascita, uno che lo vede per la prima volta, e così dà questa definizione lusinghiera. Gli uomini non riescono a essere all'altezza degli alberi, sono più spesso dei cespugli che si abbarbicano piuttosto che alberi che camminano. Però resta la più bella immagine attribuita alla figura umana, ed è stata così potente questa immagine che si è preoccupato perfino il guaritore, che ha pensato di, invece di dargli la vista, di avergli dato la visione, e così è l'unico caso in cui lui corregge il miracolo, fa un altro passaggio sulle orbite del cieco, gli aggiusta le diottrie. È un unico caso di miracolo ritoccato della storia sacra. Ecco, io ho preso questa immagine per raccontare alberi, gli alberi che camminano dopo che sono stati staccati dal suolo. In una lingua che conosco, l'ebraico antico, non c'è differenza tra legno e albero nella parola, perché loro dicono, immaginano, che non smettono di essere alberi gli oggetti di legno quando diventano utensili. Continuano a essere alberi. È un'umanità che lavora il legno, che lo fa diventare strumento musicale, lo fa diventare carta, lo fa diventare barca, perfino una motocicletta, lo fa diventare motocicletta di legno. È una umanità che usa questo nobilissimo prodotto del dono della terra, che è l'albero. Dell'albero mi piace proprio il fatto che spunta da sotto della terra, e comincia a salire, fa il viaggio contrario di quello che fa la pioggia, sale, vuole salire, è contro la legge di gravità l'albero, la sfida, fino a raggiungere il massimo di altezza possibile. La parola contraria è un diritto che è stato sancito dall'articolo 21 della Costituzione, ed è un diritto scritto da persone che l'hanno subita, la parola unica, la parola della dittatura. Quelli che hanno scritto quella Costituzione erano delle persone che venivano da un'esperienza di tirannia, che avevano avuto la forza di rovesciare, quindi hanno scritto dentro quella Costituzione la loro più forte affermazione del diritto alla espressione, alla libera espressione. Per quello che riguarda la lotta della TAV, di quella Val di Susa, vabbè, intanto non si tratta di alta velocità, non diciamo balle, dicono balle quando dicono alta velocità. Sulla tratta Torino-Lione la nuova linea risparmierebbe meno di un'ora. Si tratta di modesta accelerazione, non di alta velocità. Ma comunque quello di cui si tratta davvero è il diritto a decidere del proprio suolo, avere la sovranità sull'aria, l'acqua, il suolo, la salute pubblica di una località. Il diritto a non essere espropriati di questo da queste grandi opere pubbliche che sono, quando non sono inutili, sono pure losche.